Ciao, sono Schino. Sono il preferito di tutti i mesi di Vanessa. Vero? Vero? Bello, sì. Oggi c'è lui che non vuole stare giù, continua a venire qua e vuole salire in braccio, quindi vabbè, adesso ce l'ho in braccio. Non so, sta annusando i trucchi e gli accessori sulla scrivania, vabbè. È curiosissimo lui, comunque niente. Lo metto giù così riesco a iniziare il video. Eccomi qui come tutti i mesi a fare il video dei preferiti insieme a Gabri, che saluto. Ciao Gabri, guarda che collana ho su. E che è anche uno dei miei preferiti del mese, tra l'altro. E dicevo, come al solito vi parleremo dei nostri preferiti, non soltanto per quanto riguarda il trucco. E comincerei dalle cose, dall'abbigliamento. Allora, la prima cosa che vorrei farvi vedere è questo top bianco qui, in organza, che ha questo fiocco gigante sul davanti e io adoro i fiocchi, quindi quando ho visto questo top sono tipo impazzita, è troppo troppo carino e mi piace soprattutto abbinato con delle gonnelline colorate, lo trovo veramente molto molto carino e simpatico. Poi ho utilizzato tantissimo questi due pantaloncini e questi li avete già visti nel video della valigia, che sono fatti così, sono praticamente identici, sono tutti floreali e poi qua sul davanti sono leggermente strappati e ne ho due, un paio così sul panna e un paio invece blu, quindi più sul jeans, e mi piacciono tantissimo, li trovo veramente stra carini. Questi sono gli Stradivarius e niente, li ho utilizzati tantissimo quest'estate praticamente, quando non pioveva, perché pioveva sempre, comunque quando non pioveva avevo sempre su questi pantaloncini. Poi, parlando di accessori, sono innamorata di questa collana, è veramente bellissima, è di questo verde acqua, verde chiaro, secondo me è veramente bellissimo e mi piace, è veramente stra bella ed è sicuramente uno dei miei preferiti, è uno degli accessori che ho utilizzato di più ultimamente. Poi, sempre parlando di accessori, sono innamorata di questi occhiali e di quelli che vi farò vedere adesso e mi viene già da ridere perché li avete già visti ma in un altro colore. Da-dan! Sì, sono loro, sono proprio loro. Ormai sono impazzita per gli occhiali fatti così, con sopra tutti i fiori. E li avete già visti, penso, in un video dei preferiti. Forse dello scorso mese, non mi ricordo. O forse il mese prima. Comunque, no, lo scorso mese. Li avete anche visti nella valigia, li avete visti nel vlog, li avete visti praticamente ovunque, perché li sto utilizzando tutti i giorni, nel rosa. E questi qua sono nel nero e adoro anche questi qui, mi fanno impazzire. Hanno questa forma a tipo all'insù, a occhio di gatto, che mi piace tantissimo. E poi niente, tutti questi fiori e sono anche questi qui attaccati con delle viti, quindi non si staccano, sono quindi stabili. Questi qui sono di Rombo e comunque trovate nell'info box l'elenco di tutte le cose di cui vi parlo e li adoro, li trovo troppo troppo carini. E poi un altro paio di occhiali che mi piacciono tantissimo e mi viene da ridere perché tutti gli occhiali che ho sono tutti molto sobri, veramente sobri. Adesso ve li faccio vedere. Eccoli qui e sì, sono belli grandi, tondi, vistosi, però mi piacciono veramente tantissimo. Hanno non so che di retro e sono stra carini, li adoro veramente, mi fanno impazzire. E niente, come vi dicevo prima, mi piacciono tutti gli occhiali che sono un po' particolari, un po' vistosi. Poi ultimamente ho utilizzato tantissimo queste ballerine qui, queste le ho prese durante i saldi e sono secondo me stra carine, sono bianche ed era da un po' di tempo che volevo delle ballerine bianche, semplicissime da mettere in estate ma anche in inverno, perché io adoro il bianco anche in inverno e fatemi sapere se anche voi piace vestirvi di bianco in inverno. E anzi, pensavo magari di farvi un outfit completamente bianco o comunque sul panna, rosa cipro, sono su quei colorini lì per l'inverno, perché ho già un paio di idee e niente, fatemi sapere se vi può interessare. E quindi niente, queste sono le mie preferite del mese perché le ho utilizzate tantissimo, le trovo super super comode e le adoro. Poi il mio smalto preferito è questo qui di Glossip e questo è Macaron e mi piace perché è questo bel rosino tenue con una punta di lavanda, una punta di lilla e mi piace, è molto tenue, molto delicato e ultimamente l'ho utilizzato veramente veramente tantissimo. Poi vorrei parlarvi di una categoria bonus che secondo me è carino e simpatico aggiungere in questa tipologia di video e infine dello gnocco del mese che so che aspettate tutti i mesi. Parlando di categoria bonus, questo mese ho scoperto una app che si chiama Pump Up
è praticamente una specie di Instagram ma esclusivamente dedicata al fitness e al mangiar sano, e la trovo molto molto carina soprattutto per prendere spunto, soprattutto da ricette, perché non sono una grande sportiva, diciamo che cammino, ogni tanto vado a fare dei giretti in bici, però nel fine settimana, insomma, non è che sono una grande sportiva, ogni tanto faccio così un po' di camminate, bici, cose così, ma tutte cose molto molto tranquille. Però ultimamente, negli ultimi mesi, ho iniziato e sto provando a mangiare meglio, quindi a mangiare cose più sane, molta più frutta, molta più verdura, e mi piace tantissimo guardare delle fotografie di cibi, di ricette, di cose semplicissime da fare, perché non è che sono una gran cuoca, quindi in particolare di fotografie tipo di frutta o di frullati o di cose così, e ne ho trovate veramente veramente di carine su questa app, e adesso ve le faccio vedere, ok? In papino continuamente oggi. Ad esempio, questo è il mio profilo preferito e pubblica esclusivamente fotografie di cibo, e mi piacciono tutte tantissimo, cioè viene l'acquolina in bocca soltanto a guardarle, sono una più bella dell'altra, e niente, quindi questo è soltanto un esempio. Il mio profilo, se vi interessa, è questo qui. Ho pubblicato solamente una fotografia, che è quella dello smoothie, che avevo pubblicato anche su Instagram, è veramente buonissimo. Questo l'avevo fatto con il latte di mandorla, i frutti di bosco, le fragole, una banana, e basta, poi vedete i frutti di bosco che galleggiano e una fragola. E niente, il mio nome è Vanessa Ziletti, come su Instagram, quindi se avete questa app e volete seguirmi, questo è il mio nickname. E niente, ora passiamo allo gnocco del mese. Allora, sta per ricominciare The Vampire Diaries e sta anche per ricominciare The Original. Ho lasciato The Original più o meno alla metà della prima stagione, mi sembra, non mi ricordo neanche il numero della puntata, comunque vabbè, l'ho proprio abbandonato nel corso della stagione e non so bene perché comunque le prime puntate mi sono piaciute veramente tanto, e anzi fatemi sapere se l'avete visto fino alla fine e cosa mi consigliate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se mi consigliate di riprenderlo, di riguardarlo, perché sta per ricominciare la seconda stagione e il mio gnocco in assoluto, visto che sta per ricominciare la seconda stagione, è l'attore che fa Klaus, ovvero Joseph Morgan. Lui è il mio gnocco del mese. E niente, magari vi metto una fotografia qui, così se non lo conoscete potete vederlo. E niente, questo è quanto. Fatemi sapere quali sono i vostri preferiti del mese, di varie categorie, insomma, di quello che volete: libri, film, telefilm, trucco, moda, insomma, quello che volete. Prima di salutarvi, come sempre, ci sarà qui Gabri. Ciao ragazze! Ciao, Gabri. Ciao Vanessa, vi aspetto! Come sempre, se cliccate qui finite praticamente nel video di Gabri. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao!